visitavano il malato nel Medioevo, lo potevano solo toccare, no? Quindi sentivano il polso, ha un polso velocissimo, sta sudando, quindi senz'altro ha la febbre. E non essendoci la tachipirina, cosa gli diamo? Facciamo finta che lui era già in questo letto da molto tempo prima. Il dottore che arrivava a visitare doveva guardare tutto quello che il messere aveva prodotto. E il messere aveva fatto l'orina. Aia. E l'orina è un po' scura, un po' torbida, sa di menta. Il laboratorio non c'era, il dottore doveva far così. No. È dolce. Adesso direi al diabete. Quella volta dicevano, c'ha gli zuccheri alti. Bisogna togliergli un po' di sangue. Allora bisogna che gli facciamo un salasso. Vai Vicio, vai col salasso Vicio. E allora bisogna che gli facciamo il salasso classico. Ci vuole una benda. Perché loro conoscevano il laccio emostatico. Chiaramente il sangue di un altro, perché non si lavava, non si puliva niente. Non esisteva il concetto di igiene. Il letto c'era morto uno prima, poi ci si metteva lui. Come facevano a fare il salasso? Bisturi. Quindi tagliavano, incidevano. Lui da bravo malato medievale non urla, perché se lui sta male è stato condannato da Dio perché ha peccato, deve subire. Peccatore. E poi con questo, che è l'attesignano del deflussore della fleba, infilavano tutta questa cosa, fino a quando non si vedeva il sangue scorrere, è questo che defluiva in una ciotola, e il dottore guardava anche il sangue, poi valutava il polso. Sì, vivo. Beh, sta rallentando, inizia a parlare bene. Mi sento meglio. Allora, a questo punto dobbiamo chiudere il buco che ha fatto quel deflussore lì. Ovviamente c'erano gli assistenti e tutto. Dagli arabi avevano imparato le cose di guerra, ferro arroventato, e andavano a cauterizzare, a chiudere il buco fatto, premendo. Però nonostante questo lui non sta tanto bene. Allora, siccome ride troppo, gli fa mal la testa, bisogna che gli trapaniamo il cranio, che è un'altra cosa che loro sapevano fare molto bene. Allora, la testa è grossa, ci vuole punzeruolo grosso. Allora, per la traspirazione del cranio, se avevo l'assenzio, gli davo un po' d'assenzio, meno lo stordivo un po', non ce l'abbiamo. Quindi ci vogliono 2 o 3 persone che lo tengono, se qualcuno ci aiuta. Sto facendo e poi col punzeruolo facevano un buco qua al vertice, e poi con questo, che è l'antenato del trapano, facevano il buco girando, no? E trapano a mano. Quando si creava un bel foro, defluiva un altro po' di liquido, si vedeva che lui stava meglio, non parlava più. Perfetto. Ricauterizzavano e lo lasciavano buono lì. Se anche questi rimedi non avevano funzionato, manca solo di purgarlo. Perché è un'altra cosa la purga. Allora si andava dall'erborista e si faceva fare un infuso di senna da fare bere al messere. È già pronto, lo sapevo. Una cosa imbevibile. Non si beve. Eccolo, dai, lo dai da bere al malato. Daglielo da bere, perché c'era sempre una ragazzina di bottega. Gli facciamo bere l'infuso di senna al messere. Che no. Adesso abbiamo bisogno di 6 ore però perché faccia effetto. Quindi ci vediamo prossimo anno, prossimo paglio, venite a vedere come sta. Ehi. Una volta 6 ore.